nella sua lunga carriera ha lavorato in tutti i più grandi istituti di ricerca del mondo e ha seguito praticamente tutti i progetti che sono stati fatti in questi anni. Da 5 o 6 anni, no? Sette anni è il presidente dell'Istituto di Fisica Nucleare. Dice che tra poco finisce perché è scaduto il suo secondo mandato e quindi in pratica non potrà più essere riconfermato. In questo periodo chiaramente ha viaggiato molto perché lui segue tutti i progetti che si fanno in tutti i laboratori del mondo e quindi ha, diciamo così, il polso della situazione, si confronta con i protagonisti dei governi, o no? Anche se non è molto contento di questa cosa, oggi è particolarmente arrabbiato. Però diciamo che è un lavoro che ti è piaciuto fare, è un lavoro molto pesante. Se vi racconta la settimana che è appena passata, com'era? Lunedì stavi a Washington, ieri a Milano, a Torino, oggi a Lecce e poi dopo domani a Bari, insomma si capisce che è una persona che si muove molto. E a parte il fatto che è un grande scienziato e anche una persona molto molto disponibile, noi abbiamo un rapporto con questa scuola, c'è un rapporto molto speciale e ha seguito questo progetto sin dall'inizio e ogni anno ci onora della sua presenza e noi non ne potremmo fare a meno. Ti passo la parola, buon lavoro. Eccomi qua in questa scuola che ormai mi è molto cara e voi siete proprio carini perché insomma credo l'altro anno quando siete venuti persino a Otranto a sentire una mia conferenza, siete venuti al Gran Sasso, siete andati dappertutto, a Frascati, voi alla mostra Gravity, quindi insomma è chiaro che il rapporto con il liceo Leonardo da Vinci è importante, ma soprattutto l'importanza di questo rapporto è perché conoscendo ogni anno diciamo quelli nuovi di voi che passano a questo stadio mi rendo conto che in questo paese ci sono ancora tantissime energie per costruire un futuro migliore di quello che c'è oggi. È compito vostro, diciamo, io dichiaro di aver fallito chiaramente, cioè perché se l'Italia sta a questo punto la colpa sarà pure di qualcuno, e avendo una certa età diciamo non posso che prendermi una parte di colpa, però voi diciamo siete la speranza di un paese migliore. Lo dimostrate studiando, essendo molto interessati alla scienza, che la scienza e la tecnologia che sono la chiave per un futuro migliore per tutti. Io, come sapete, faccio ricerca di base col mio ente, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Abbiamo dei forti agganci ovviamente col mondo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, però qui voglio spendere parole solo in favore della ricerca di base, però facendovi vedere come senza neanche troppi sforzi quello che noi facciamo nella ricerca di base si può trasferire facilmente diciamo come beneficio sociale e quindi essere riconosciuto, almeno il nostro lavoro potrebbe essere riconosciuto dalla società come importante. È il 500enario della morte di Leonardo da Vinci, è chiaramente stato una... è bello ricordarlo nel senso che è stato lo specchio di un paese che era il paese più bello del mondo, era il paese in cui nascevano le idee più importanti del mondo, non solo nella scienza ovviamente, ma insomma, abbiamo inventato le banche, poi non so se questo sia stato un bene, su questo possiamo discutere a lungo, però insomma eravamo chiaramente il paese che faceva vedere come questo il vecchio continente
era il centro, il vero centro del mondo, l'arte. Il connubio tra arte, cultura e scienza allora era una cosa ovvia, non si discuteva neanche che la cultura fosse una. Oggi dobbiamo ricostruire questo percorso perché, diciamo, nel corso del tempo queste strade si sono separate per colpa di molti, ma diciamo, secondo me oggi bisogna riconoscere che questo è stato un errore gravissimo e bisogna ricostruire questo nodo. Quando parlo di terre inesplorate e serve e visione, vuol dire una cosa che adesso cercherò di spiegarvi. So che è una noia, però sappiamo tutti che il 5% dell'universo, sappiamo com'è fatto, perché abbiamo scoperto il bosone di Higgs, perché abbiamo scoperto i leptoni, i quark, come l'atomo, come il nucleo, quello che c'è dentro il protone, eccetera. Tuttavia, altrettanto noiosamente, sappiamo che il 95% dell'universo è fatto di qualcosa che non conosciamo. Allora, se tu, grazie ai nostri colleghi che diciamo hanno avuto anch'essi una grande visione, colleghi, cioè no, mi vergogno, cioè Albert Einstein non è un collega, Albert Einstein è un genio, noi siamo poveri interpreti sul palcoscenico, insomma in ogni film c'è un direttore e ci sono gli attori, noi facciamo gli attori, il direttore è un'altra cosa. Però insomma Albert Einstein ci ha lasciato una strada da seguire che è quella della relatività generale, e un certo numero di persone che hanno costruito la meccanica quantistica, che poi è stato anche il modello standard, insomma alla fine ci sono sempre qualcuno il cui nome verrà ricordato per sempre, che è Peter Higgs, ci ha lasciato diciamo un mandato. Tanto è ancora vivo Peter Higgs, ha avuto il primo Nobel, una cosa diciamo da verificare. Quindi noi sostanzialmente abbiamo, col nostro ingegno, con la nostra stupidità a scelta, siamo riusciti a costruire gli esperimenti che potevano dimostrare la vericidità di queste affermazioni, che peraltro sono molto importanti perché diciamo dalla meccanica quantistica nasce questo, e dalla relatività generale nasce questo lo stesso, perché il GPS sta qua dentro. E ormai so benissimo che anche io sono diventato un maniaco compulsivo come voi, senza di questo pare che non si possa più vivere. Beh, secondo me bisognerebbe bruciarli tutti, però vabbè, non importa. Io resisterei, però ammetto che deve venire un'autorità superiore. E quando parlo di terre inesplorate e di visioni è perché il libro del futuro, il libro delle altre scoperte, non è stato ancora scritto. Cioè, noi non sappiamo diciamo quali saranno le prossime scoperte. Allora, intanto volevo cominciare con una parabola, no? Cioè dice, ma quando esplori il nuovo mondo è meglio sapere o non sapere? Sapere nel senso di quali sono i pericoli a cui stai andando incontro, no? I rischi, perché quando ti avventuri, insomma, c'è sempre un rischio. C'è uno che per me è una metafora molto importante, che si chiama Cristoforo Colombo, va bene? Che, come noto, si è avventurato. Bene, si è avventurato in maniera veramente temeraria, perché insomma il signor Eratostene, insomma, con un metodo piuttosto intelligente tra l'altro, aveva dimostrato che la Terra era sferica e ne aveva misurato la circonferenza. Ora notate bene, diciamo, 2000 e passa anni dopo siamo regrediti, perché adesso esiste anche la setta dei terrapiattisti, però sai, che si può fare, bene, con i matti non c'è niente da fare. Però insomma Eratostene sapeva esattamente la circonferenza della Terra, tanto che i suoi contemporanei insomma hanno pure disegnato una specie di globo con sopra un possibile distribuzione delle terre emerse. D'altra parte il grande conquistatore della Macedonia, Alessandro, prese i cavalli e andò verso l'India, peraltro spazzando via tutti quelli che gli si opponevano, oppure alleandosi opportunamente, cioè a quei tempi si combinavano dei matrimoni opportuni, insomma, no? Con i persiani si è messo subito d'accordo, e andò, come si chiama, Roxana si chiamava appunto, il prezzo dello scambio, va bene? E arrivò in India, diciamo, e lì insomma ebbe a che fare con gli elefanti, e poi a un certo punto lui voleva andare pure dall'altra parte dell'India, i suoi generali dissero basta, cioè,
Dottore, ci siamo stufati, torniamo a casa. E lui disse: vabbè, torniamo a casa. Ma gliene incolse perché tornando a casa morì, diciamo, malorosamente a metà strada. Però questo voglio dire, Alessandro sapeva esattamente, cioè i greci sapevano esattamente dove era l'India, e la circonferenza la sapevano pure. Quindi Cristoforo Colombo, diciamo, per quanto ignorante fosse, insomma, un'idea di come era fatta la Terra ce l'aveva, eppure è partito per le Indie. Sperando probabilmente che le Indie si estendessero molto al di là di quanto, che poi è vero pure, di quanto Alessandro aveva detto. Vi faccio presente che se non ci fosse stata l'America in mezzo, Colombo non tornava neanche indietro perché morivano tutti in mare e diciamo, sarebbe stata rimandata a poi diciamo, quella rotta, che però a quel punto sarebbe stata anche inutile, vi faccio presente, no? Perché visto che ci si poteva arrivare per terra, perché ci doveva arrivare per mare? Mentre in America per terra, insomma, ci si arriva con forti difficoltà. Dice che ci sono andati no? Gli indiani dalla Mongolia, forse sono andati una volta, insomma, però poi una glaciazione, ci vuole una glaciazione per andarci per terra, il passaggio a nord-ovest poi insomma non è stato più molto praticabile. Quindi ci vuole coraggio, diciamo, però ci vuole anche incoscienza e questo è un ingrediente, cioè, no, cioè quello che voglio dire è non bisogna fare solo le cose ovvie. Bisogna avere il coraggio, diciamo, di provare ciò che non si dovrebbe, non le droghe, cioè voglio dire, nella scienza. Allora, vi faccio un esempio di un esperimento che ha fruttato, tanto ha fruttato un certo numero di premi Nobel, che è, diciamo, il complesso Kamiokande Super Kamiokande. Cioè, una volta in Giappone, in una miniera, nelle Alpi giapponesi, cioè un posto io non sono mai stato, diciamo. Hanno scavato una caverna, bella caverna, sono una cosa che contiene, non mi ricordo se 50.000 tonnellate d'acqua, insomma, una cosa del genere. Questa caverna l'hanno tutta equipaggiata con gli occhi elettronici, diciamo, dei fototubi, dei pezzi di elettronica sensibili alla luce. E l'hanno riempita d'acqua, acqua distillata per carità. Poi, come vedete, fanno pure la manutenzione col canotto ogni tanto perché devono pulire eventualmente. Benissimo. Cosa volevano fare questi signori? Cioè, questi signori si erano fidati di una predizione teorica che dice che il protone decade. Ora, come tutti sanno, il neutrone decade, cioè il protone e il neutrone sono fratelli, no? E il neutrone decade. Il neutrone decade e si capisce anche perché decade, diciamo perché appunto essendo fratelli il neutrone è un pochino più pesante del protone, quindi il neutrone può decadere in un protone, spara un elettrone, conserva la carica, poi diciamo ai tempi di Pauli, no? Cioè se si capì che questo decadimento era un po' strano perché sembrava non conservare l'energia, quindi Pauli ci ha aggiunto un neutrino e andava tutto bene. Va, benissimo. Allora uno si pone il problema, dice ma se il neutrone decade in un protone, perché il protone non può decadere in qualche cosa? Ah, il problema è che il protone non ha parenti più leggeri in cui decadere, quindi per decadere deve fare proprio uno sforzo tremendo, va bene? Cioè deve superare presunte leggi di conservazione, una in particolare che è quella di un numero caratteristico che il protone e il neutrone sono barioni, cioè un numero che si chiama barionico, il protone e il neutrone vorrebbero forse conservare il numero barionico, il neutrone lo fa perché decade in un protone, quindi lo conserva, il protone deve decadere in qualcosa che non è un barione e quindi deve rompere questa cosa. Faccio presente però che mentre la conservazione della carica elettrica è un teorema, come dice, no? Che è un teorema che viene da una legge facilissima. Che dice la legge di Coulomb? 1 su R quadro, va bene? Quindi 1 su R quadro con un po' di calcoli dice che la carica elettrica è conservata, cioè non ci sono modi di evitare questa disgrazia o questa fortuna. Mentre una legge che dice che il numero barionico è conservato non c'è, quindi uno decadrà prima o poi, certo, deve fare uno sforzo tremendo, ci metterà un po' di tempo, ma poi decade. Benissimo. Allora loro fecero l'esperimento perché i teorici dicevano che il protone sarebbe decaduto con tempi di vita lunghi, maggiori del tempo di vita dell'universo, però sarebbe decaduto in un mesone pi greco 0 e in un positrone. Il mesone pi greco 0, peraltro, è una particella a vita corta, a vita media brevissima, che poi decade in due fotoni. Quindi, alla fine, lo stato finale è tutto elettromagnetico, due fotoni e un positrone.
E loro fecero questo esperimento per dimostrare questo. Dopodiché loro sapevano, colti, fisici colti, che dal cielo piovono i neutrini. Loro stanno in una caverna, in un laboratorio sotterraneo, quindi muoiono tutti, mangiati vivi dalla roccia che li assorbe, rimangono i neutrini. Che fanno questi neutrini? Beh, i neutrini, intanto come si fanno questi neutrini? Arrivano i protoni dal cielo e da lontano, sbattono contro l'atmosfera terrestre, quindi inchioppano un atomo o un nucleo di azoto o un nucleo di ossigeno, c'è poco altro nell'atmosfera, e producono quello che si chiama uno sciamatronico. Lo sciamatronico è fatto di tante particelle, quasi tutti pioni. I pioni carichi decadono in un muone e in un neutrino di tipo muonico. Il muone a sua volta decade in un elettrone, in un neutrino di tipo elettronico e un neutrino di tipo muonico. Quindi se vedete l'ultima formuletta, l'ultima riga in basso, capite che sulla Terra piovono due muoni, due neutrini muonici e un neutrino elettronico, no? Cioè in media, se uno si mette qui e mette un contatore di neutrini, di tipo di neutrini, ogni neutrino elettronico ci stanno due neutrini muonici. Facile, no? Bene. E quindi, diciamo, questo è il messaggio, questo è il meccanismo. Sulla destra vedete questo raggio cosmico che sbatte contro un nucleo, produce un sacco di pioni, i pioni decadono in muoni, il pione decade pure in neutrino, l'elettrone decade pure lui, cioè il muone decade pure lui, e vabbè, alla fine sulla Terra arrivano solo, no? Tutto il resto viene mangiato vivo dall'atmosfera. I muoni no, qualche volta arrivano, però quelli stanno sottoterra, quindi vengono mangiati vivi pure quelli, e va bene, allora tutto bene. Oh, notate bene qual è il problema, e cioè come si vede il decadimento del protone e perché questi neutrini muonici o elettronici sono un problema. Il problema è che quando tu in acqua crei il positrone del decadimento del protone o i due fotoni che poi diventano anche loro elettroni e più e meno eccetera, queste particelle sono relativistiche. Vuol dire che vanno a una velocità comparabile a quella della luce, un po' meno, per carità, vanno a una velocità un po' meno di quella della luce, e voi dite chi se ne frega, è giusto. Il problema bello è che loro nell'acqua, perché c'è l'acqua, vanno a una velocità maggiore di quella che fa la luce nell'acqua. Quindi, perfetta analogia, l'aereo che decolla da Gioia del Colle, dove sta la base, una base di aeroplani di quelli militari? Un aereo che va da lì e che supera il muro del suono, cioè va più veloce della velocità del suono nell'atmosfera, fa boom, perché praticamente sfonda, diciamo, un muro, una barriera. E questo è un fenomeno analogo nell'acqua. Invece di fare boom, fanno luce. E quindi c'è, tu ti metti lì, guardi la luce e capisci che è successo questo fenomeno. È vero, però anche il neutrino che è stato prodotto dal decadimento del muone, anche il neutrino può fare un processo all'interno del tuo rivelatore in cui sbatte contro un protone, fa un positrone e qualcos'altro. Qualcos'altro è lento, non è relativistico, quindi non fa luce, ma quel positrone fa luce. Quindi che differenza c'è tra il positrone che aveva fatto il decadimento del protone e questo positrone? Nessuna. Quindi tu devi sapere esattamente quanti eventi ti aspetti da questo processo, che è un fondo, non è un segnale. Va bene. E loro hanno detto, questo lo sappiamo fare. Allora, il problema è che loro hanno fatto questo esperimento e si sono accorti che i neutrini elettronici tornavano col modello. Va bene? Ma non è vero che c'erano due neutrini muonici ogni neutrino elettronico. Ce n'erano molti meno di neutrini muonici. Ormai, quindi all'inizio hanno detto se siamo sbagliati, come si direbbe al mio paese. Poi hanno rifatto sempre più l'esperimento accurato e hanno detto no, ma è proprio così. Cioè, dov'è lo sbaglio? Allora, notate, quindi questo esperimento è stato fatto per vedere il decadimento del protone, che non è mai decaduto in quell'esperimento, ma a un certo punto si sono imbattuti con questo fenomeno singolare. Questo fenomeno singolare è che il neutrino nel suo cammino si trasforma, cioè ci sono
ci sono tre tipi di neutrino, quello muonico, quello elettronico e quello tauonico, va bene? E durante il cammino, con una certa probabilità di oscillazione, uno si trasforma nell'altro e la distanza, diciamo, tra l'atmosfera terrestre, il punto in cui si creano questi neutrini, e il rivelatore, badate, se vengono dall'alto sono tot, sono 20 km, no? Quindi lo spessore dell'atmosfera, ma se vengono dal basso sono 12.000 km e la probabilità di oscillazione dipende dalla distanza che tu hai percorso, perché diciamo è una probabilità che evolve con la distanza. Loro hanno fatto il modellino e hanno visto esattamente che in funzione dell'angolo da cui venivano questa cosa cambiava, quindi fai un modello di oscillazione dei neutrini e torna perfettamente. Quindi ti vai a prendere un premio Nobel per una cosa, per un esperimento che tu volevi fare per fare un'altra cosa. Come vedete vale la pena, no? Cioè, questo è il, in inglese si chiama serendipity, in italiano si chiama in un altro modo ma non lo dico, va bene? Ecco. Allora, sapete benissimo che, come ho detto, che la nostra fisica oggi è determinata da queste due pietre miliari, che sono queste due grandi scoperte, il bosone di Higgs nel 2012, che è dovuto all'esistenza di una macchina che si chiama Large Hadron Collider, che è stata costruita con pena infinita e tanti soldi, diciamo al CERN di Ginevra, e la scoperta delle onde gravitazionali nel 2016, che di nuovo è dovuta a degli interferometri bellissimi, LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia, che anche quelli sono stati costruiti 20 anni di pena e un certo numero di soldi. Tutte e due queste scoperte vengono da ricercatori che hanno avuto l'idea di farlo 25 anni prima di vedere il risultato, va bene? Quindi, diciamo, hanno dovuto inventare la tecnologia per fare questi gioielli, se li sono dovuti costruire e poi si sono messi a guardare il risultato. Questo è un messaggio importante, cioè se tu vuoi raggiungere un risultato importante, non pensare che domani verrà, va bene? Cioè non c'è niente di gratis a questo mondo. Ti metti a lavorare, lavori un certo lavori il giusto tempo, va bene? E alla fine avrai il risultato. Questo è un messaggio che va al di là della fisica delle alte energie, questo è un messaggio che si dovrebbe applicare a tutta la società. Lo capiscono quasi tutti, tranne i politici, ma questo è un problema, diciamo, quasi insolubile. Il politico vuole essere rieletto domani, non fra 25 anni. Questo pure è un problema serio. Bisognerebbe. L'unico modo sarebbe impedire al politico di essere rieletto. Cioè, a quel punto non gliene frega niente, deve lavorare per il bene dell'umanità, per il suo non può più lavorare, no? Quindi sarebbe una cosa molto semplice. Allora, come ho detto, nell'universo che conosciamo c'è tanto da scoprire. Noi sappiamo come siamo fatti oggi, perché vediamo le galassie, eccetera. Sappiamo persino, diciamo, inferire com'era l'universo fino a un certo punto prima. Non sappiamo andare dietro i famosi 380.000 anni del famoso selfie dell'universo, che è nel momento in cui i fotoni si sono liberati dal plasma melmoso in cui erano intrappolati, diciamo, dopo il Big Bang. E quindi noi, in realtà, di cosa è successo prima di 380.000 anni dopo il Big Bang, non è che sappiamo un granché, tranne che possiamo cercare di ricostruire il nostro piccolo universo in casa. Non è proprio uguale, cioè non vi illudete, cioè non usciranno fuori i marziani da questo universo, però insomma qualcosa riusciamo a fare. Cioè, il Large Hadron Collider, che sta al CERN a Ginevra, cioè i grandi esperimenti, eccetera, 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 ha una capacità di far scontrare protoni con protoni a un'energia di circa 14.000 miliardi di electron volt. Bene, ora l'electron volt è un'unità di misura nota a tutti. Le pile il telefonino non so manco quant'è, un e mezzo, due, comunque le pile stilo, va bene, AAA, sono da un volt e mezzo, no? Quindi se tu prendi un elettrone, gli applichi il campo elettrico di una pila da un volt e mezzo, quell'elettrone avrà alla fine un'energia di 1,5 electron volt. Mettete qualche miliardo di pile, diciamo, e avrete l'energia dei protoni del Large Hadron Collider. Che vuol dire? Vuol dire questo, che esistono delle relazioni facilissime da scoprire, no?
Guardate, il problema di unità di misura, professoressa Perrone, lei spiega come si passa, diciamo, da tempo a temperatura, da gradi a elettron volt, cioè lo sanno, no? Questo è un problema di trasformazione di unità di misura, date le poche costanti della natura che sono quasi una certezza, no? La velocità della luce, la costante di Planck, la costante Boltzmann, cioè, non saprei se ce n'è qualcun'altra particolarmente utile, ma insomma, no? Vabbè, la massa dell'elettrone, qualcosa del genere. Quindi uno sa passare in tutti i modi possibili. Infatti, come noto, persino i fisici, diciamo, l'energia la misurano in maniera diversa. C'è chi misura l'energia in watt, chi la misura in electron volt, chi la misura in centimetri a meno uno. Cioè, sono tutte le specie di matti, va bene, che tra l'altro pensano di aver ragione loro, no? Questo, vabbè, è un problema serio, non gravissimo. Allora, se voi convertite l'energia dell'LHC, 14.000 miliardi di electron volt, va bene, attraverso queste due relazioni fondamentali, uno che lega sostanzialmente, uno che ti dà la temperatura, va bene, uno che ti dà l'energia, se volete, ti accorgi che l'energia equivalente che tu generi in quello scontro è l'energia che c'era, la temperatura, se volete, che c'era nell'universo 4 milionesimi di miliardesimi di secondo dopo il Big Bang. Quindi, pur nel modesto limite che tutto questo lo sai riprodurre nella dimensione poco più grande di un protone, va bene? Però in quel punto devono succedere delle cose che sono successe in quel momento all'universo, va bene? Perché la fisica è invariante rispetto a questo, non è che, come noto, il tempo non c'è, no? Nelle equazioni di fisica. E qui mi taccio sul tempo, no, quindi non è che quello che succede, se io ti do delle condizioni al contorno, quello che succedeva allora deve succedere adesso. Quindi noi siamo in grado di ricreare le particelle che venivano create in quel momento. Questa è una cosa molto importante. Quindi l'LHC in un certo senso è una macchina del tempo. Peccato che è una macchina del tempo one way only, si può andare là, diciamo, ma là invece dall'altra parte non si può andare, diciamo. Questo non lo sappiamo fare. Lo sappiamo fare in un altro modo, ma diciamo, lo trovo, quello lo spiega Interstellar, come si fa ad andare nel tempo dall'altra parte. Hai visto Interstellar? Sì? Se non l'avete visto è obbligatorio, cioè, Interstellar è un film fondamentale. E qui, se volete, diciamo, se volete sapere com'è la Terra fra, non so, 100 anni, basta che vi fate costruire un'astronave apposta, trovate un buco nero, un wormhole, no? Entrate dentro il wormhole, fate un paio di giri intorno a un buco nero, tornate indietro e sarete tornati fra 100 anni e voi non siete cambiati che di quei pochi giorni in cui farete questo giro. Non è facilissimo, però Interstellar lo spiega come si fa. Il primo problema è trovare il buco dentro il quale entrare, che lì stava, l'avevano messo vicino a Saturno, ma noi non lo vediamo, diciamo, però a parte questa. Vabbè, il bosone di Higgs fu scoperto, non c'è niente di male, e vabbè, quindi vedete, noi con gli acceleratori siamo arrivati sostanzialmente a quel confine o a quell'energia che equivale a quella che si chiama transizione elettrodebole, che vuol dire è l'energia alla quale si creano i mediatori dell'interazione elettrodebole, cioè il bosone W e lo Z0, e si crea anche il bosone di Higgs, va bene, che ha questi 125 GeV opportuni. Benissimo. Adesso il problema è che però i 125 GeV ai quali siamo sono una, per dire, Roma fetecchia, insomma, rispetto all'energia alla quale ci potrebbe essere la grande unificazione delle costanti d'accoppiamento o addirittura la scala di Planck, dove chissà che cosa succede, no? Dove non ci sarà la schiuma quantistica, dove la gravità deve mischiarsi con la... Non ne sappiamo niente, sono parole a caso, va bene. Sappiamo solo che lì non sappiamo più le leggi della fisica, questa è la verità. Allora, prima di andare sulle strade ignote o più o meno note del futuro, fatemi però qui fare l'interruzione. Beh, quando qualcuno dice questa banda di matti, va bene, che si fa gli affari loro, vuole il premio Nobel, eccetera, eccetera, sappiate alcune cose semplici. Va bene. Primo, che sfortunatamente ci pagano poco, va bene, per fare questo. Non è grave, però cioè, siamo molto entusiasti, siamo contenti, ma non lo facciamo per soldi. Cioè, non staremmo lì a fare una macchina che funziona fra 25 anni e passarci poi le notti a girare un cacciavite perché non si sa se la cosa funziona o non funziona. Diciamo, certamente non lo facciamo per questo. Però
siamo in grado di trasferire queste cose in maniera abbastanza semplice. Allora, vedete questa macchina? Questa macchina è un acceleratore di protoni lungo 270 metri, quindi carino, no? 27 km l'LHC, 270 metri questa macchina. Scala l'energia abbastanza in proporzione. E questa macchina è fatta per curare i tumori. Va bene? Sì, insomma, questo è un fascio di ioni carbonio che, dato un tumore, insomma, se lo spennella bene bene, ogni volta lo ione carbonio distrugge, diciamo, la cellula su cui va a schiantarsi e piano piano, in una quindicina di sedute, diciamo, ti rimuove un tumore solido. Solido, ho detto, quindi non, se non se muore non è solido, non va bene, non sapresti dove sparare. Però, diciamo, passare. Tumori della base del cranio, tumori del cranio, sono terapia di elezione per questa macchina. Costruiamo acceleratori per capire cosa c'era nella mente o nella capacità tecnologica del pittore che doveva fare un quadro, perché il pittore, quando doveva fare un quadro, si doveva. Oggi si va dal. Oggi non so più dove vai veramente. Chi è che vende i colori? Papà, non lo so. Ci stanno, ci stanno. Quello si doveva preparare, quello doveva prendere le pietruzze, no? Stare lì, macinare le pietre e fare il colore che voleva per fare una certa cosa, no? C'era il famoso lapislazzulo, no? Per fare il blu, no? Antonello da Messina, cioè cose inimmaginabili, doveva fare il colore. Adesso, se voi volete capire, diciamo, quali sono i composti chimici che usava il pittore, se eventualmente voleste riprodurre un piccolo ritocco, però col composto chimico giusto, o se addirittura aveste l'insana curiosità di sapere se il pittore ha riciclato la tela. No? Perché spesso il pittore faceva un quadro, poi, diciamo, non c'aveva più i soldi per comprarsi un'altra tela, qualcuno gli diceva: fammi il disegno di mia moglie, quello subito andava lì e ci pittava sopra. Quindi, cioè, sono cose molto importanti per la storia dell'arte, tutto questo ha un valore, va bene? E quindi noi abbiamo costruito anche un acceleratore che fa esattamente queste cose, va bene? Quindi l'acceleratore per il CNAO, vedete proprio un paragone di 27 km, l'acceleratore per l'arte, va bene, che tra l'altro la macchina che stiamo facendo adesso, quella lì è un pochino più complicata, però stiamo facendo una macchina per l'opificio delle pietre dure, no? A Firenze, agli Uffizi, perché così i quadri se li restaurano in casa senza doverci riportare all'università, che insomma non è proprio esattamente. Io ho sempre pensato, come incubo, questi ci hanno portato un Leonardo una volta, ma il mio problema non è se nel tragitto tra gli Uffizi e Sesto Fiorentino, dove sta la macchina, qualcuno si ruba il Leonardo, questo è improbabile, perché manco lo sanno. Ma se un camion mette sotto quella, cioè, capisci? Se quella macchina c'è un incidente e un camion distrugge il Leonardo, ma che succede? Cioè, quindi, alla fine, insomma, sembra più saggio portare un semplice acceleratore all'opificio delle pietre dure. Quell'acceleratore, comunque, è un oggetto che si chiama Radio Frequency Quadrupole, RFQ, ed è poi quello che sarà l'iniettore della fusione nucleare, di ITER, quindi sono proprio oggetti, diciamo, che vengono riciclati. Un altro campo dove è facilissimo immaginare la trasposizione tra la fisica che facciamo e l'impatto è quello della tomografia elettrone-positrone. Quello a sinistra è una foto per me, diciamo, di Amarcord, no? Quello è un calorimetro elettromagnetico fatto da 11.000 cristalli di ortogermanato di bismuto, quella robaccia che vedete sotto, cioè quei bei cristalli scintillanti, che stava in un esperimento che ho fatto quando ero giovane, quindi proprio la Marcord, insomma. E io me li sono calibrati tutti 11.000, uno per uno, cioè a blocchi, insomma, li metto sul fascio. Una volta dovevo pure andare a riparare il liquido di raffreddamento che colava dentro, non vi dico quali avventure, eccetera, quella cosa sta nel mio cuore. Quel calorimetro era fatto per vedere i decaimenti dello ZZ o di altre particelle in elettrone-positrone, e vedete quant'era bello, no? Quel grafico lì, quella cosa in mezzo fa vedere un decadimento ZZ elettrone-positrone-fotone, si chiama decadimento radiativo, è bellissimo. Adesso, se voi prendete una fetta di quel calorimetro, no? Cioè proprio un anello circolare di quel calorimetro, lo portate in un ospedale, iniettate nel paziente una molecola che si chiama FDG, va bene, che è fluoro radioattivo fondamentalmente. Quello poi decade con un positrone, il positrone si annichila col primo elettrone che trova lì vicino, spara due fotoni come quelli, non sono come quelli dello ZZ, ma giustamente hanno meno energia, voi li rivelate e alla fine con una scansione di questa cosa saprete esattamente,
la molecola è uno zucchero, quindi si attacca tipicamente a chi vuole tanto zucchero, e pare che i tumori vogliono tanto zucchero, che ci posso fare? E quindi vi disegna esattamente il tumore, dopodiché ne trarrete, qualcuno ne trarrà le conseguenze, non certo noi. E, va bene, quindi vedete bene che, per esempio, ma neanche i tumori, c'è altro, quella è una scansione di due cervelli, no? Uno normale e uno col Parkinson, e vedete chiaramente, insomma, che voi potete seguire senza fare nessuna cosa invasiva un'evoluzione del Parkinson e capire quali zone del cervello sono affette da questa cosa. Questo è l'acceleratore, scusate, ho fatto un po' di confusione nell'ordine della trasparenza, questo col cerchietto rosso è il nuovo acceleratore che stiamo costruendo per l'opificio delle pieture. Vedete una macchinetta che sta su metà di questo tavolo, quindi non è una cosa stratosferica, però sarà in grado di fare tutte quelle cose che vedete a destra, compresa l'analisi dei libri, dei testi, delle cose, per capire gli inchiostri, per capire, quindi secondo noi è quelle cose sono state fatte, quelle cose che vedete sono state fatte al laboratorio di Sesto Fiorentino, cioè non vorremmo ripetere queste esperienze in maniera per cose estremamente preziose. E riusciamo anche, siamo anche ormai diventati amici delle balene, nel senso che noi abbiamo questo oggetto che stiamo installando, questo telescopio sottomarino a 3500 metri di profondità davanti a Capopassero in Sicilia. È ancorato al fondo del mare e ci sono delle stringhe che contengono queste palle di fototubi, no? Sono occhi elettronici che guardano tutto intorno. La capacità di osservazione di questi occhi è dell'ordine di 1 km³ d'acqua, va bene? Cioè tutto il telescopio è in grado di rivelare quello che succede in 1 km³ d'acqua. Siccome i neutrini interagiscono raramente, 1 km³ sembra, diciamo, un buon pane per i loro denti. Però c'è un problemino che non avevamo, che avevamo calcolato, ma non, le conseguenze non le avevamo predette, che tu puoi ancorare al fondo del mare una cosa, ma poi la devi lasciare libera di flottare, no? Cioè non è che poi dall'altra parte dove la ancori, no? E quindi queste cose con le correnti o con qualsiasi cosa fanno, si muovono, e non sono stringhe di 50 metri, sono stringhe di 500 metri. Quindi, diciamo, un oggetto può stare 30 metri fuori dalla sua posizione nominale. Come facciamo a sapere dov'è? Allora, ognuna di queste cose ha un emettitore, un microfono e un altoparlante, se volete. Tu mandi delle onde sonore, le onde sonore sbattono sul fondo del mare, sulla superficie dell'acqua, la transizione, no? Tu le rilevi col microfono e con quello fai una triangolazione e sai dove stai. Ma nei limiti del fatto che usi certe frequenze, diciamo che no, più alta è la frequenza e più riesci a capire quanto preciso sei. A un certo punto, diciamo, questi si sono accorti che si sentivano rumori da tutte le parti, non rumori casuali, cioè rumori di un linguaggio, cioè rumori di cose che avevano delle sequenze non continue. E quelle, diciamo, sono i capodogli che si parlano tra di loro. Adesso i nostri progressi sono stati scarsi, nel senso che abbiamo capito i capodogli maschi, i capodogli femmine e i capodogli cuccioli. Questo parlano in maniera diversa, questo l'abbiamo capito. Sul cosa si dicono, diciamo, abbiamo delle difficoltà. Ma le difficoltà non vengono tanto che la lingua dei capodogli è difficile, dal fatto che tu, per parlare con uno, devi essere tu a dirgli qualcosa, è quello che risponde. Mo andà a 3.000 metri, cioè da 1.000 metri di fronte per parlare col capodoglio, insomma, non sembra esattamente semplice, va bene? Però nel frattempo, con questi clic e clic che fanno, abbiamo capito come si muovono, va bene? Per esempio, quella cosa lì sono due capodogli che giocavano evidentemente, diciamo, in mare, e abbiamo capito che uno di quelli, quello che va giù dal blu verso il rosso, cioè è un animale che si è precipitato in pochissimi, ma veramente in tempo inferiore a un minuto, si è buttato giù di 300-400 metri. Quindi, cioè, si comincia a capire proprio come si muovono questi animali, quali sono le relazioni di branco, cioè è una cosa per cui i biologi marini ci sono subito venuti lì a dire dateci tutto, cioè, fateci giocare anche a noi, va bene? E adesso ultimamente, per esempio, abbiamo anche fatto un satellite insieme ai cinesi, che sembrano più, come dire, più science oriented di molti altri, un satellite
che studia le perturbazioni della ionosfera dovute ai terremoti. Allora, ci sono perturbazioni della ionosfera, perché evidentemente ci sono modificazioni dei campi elettrici dovuti a degli shock con emissione probabilmente di elettroni o di altre cose. Il problema vero è cercare di capire non solo, diciamo, capire dallo spazio a cosa, quali terremoti riesci a correlare, cioè di quale, a quale magnitudo cominci a vedere degli effetti, e l'altra cosa, se mai fosse, dopo uno studio accurato di questa cosa, dopo che hai capito come funziona, se mai fosse che prima del terremoto, diciamo, ci sono dei segnali di deformazione del campo elettrico. Non sto promettendo nulla, tra l'altro guardando dall'alto non è che esattamente che dice il terremoto verrà a Lecce, diciamo tu stai a Maglie e stai tranquillo, insomma, no, mi sembra che la risoluzione non sia, però come noto, se non cominci a lavorarci non saprai mai la risposta. Vabbè, la parentesi, quindi abbiamo servito il popolo, come si dice, va bene? E adesso andiamo a vedere dove andiamo. Allora, come noto, andiamo a finire male, su questo non c'è niente da fare. L'universo sembra metastabile, questo ci è dato da una misura che abbiamo fatto, anche se non precisissima, sarebbe bene farla meglio, però la combinazione della massa del quark top e della massa del bosone di Higgs punta a una regione di metastabilità dell'universo. Questo vuol dire che l'universo è governato da un potenziale. Questo potenziale può essere fatto in due modi. Se fosse fatto come il sombrero, che sta a sinistra, non ci sarebbe problema, perché sostanzialmente le pareti del sombrero si estenderebbero all'infinito, cioè un potenziale che cresce, diciamo, con la distanza da un punto ideale. Uno non gli può succedere niente, sta lì comodo e passa tutta la vita a razzolare nella buca di potenziale che si è creata. Sfortunatamente sembrerebbe che il potenziale che governa l'universo è quello della ciotola del cane, quella a destra. Allora, la ciotola del cane c'ha il problema che se uno, cioè, nel caso del cane, il cane fa slurp slurp e l'acqua esce fuori. Nel caso dell'universo è peggio perché c'è l'effetto tunnel. Quindi, sebbene ci sia una barriera, una particella può passare attraverso la barriera con una probabilità, perché è piccola, va bene? Quindi l'universo un giorno, non so quando, cadrà, diciamo, andrà dall'altra parte della barriera e precipiterà nel vero vuoto, no? Perché il fatto che sia fatto così vuol dire che noi non siamo nel livello di vuoto vero dell'universo, perché non me lo chiedete perché non lo sa nessuno, anzi chiedetelo a chi l'ha fatto, però insomma c'è questo problema. Quindi l'universo ha da finire, va bene? Dicono che il tempo di vita sarà di 100 miliardi di anni, non lo so, non importa. Comunque, questo è un punto fondamentale. Si va a finire male, va bene? A finire male. Anzi, quando uno poi finisce nel vuoto vero, può anche aver esplorato tutta la galassia, essere il trasferto, no, non c'è niente da fare, non è la morte certa del Sole che fra 2 miliardi di anni ci toglie tutta l'acqua e quindi diciamo non sarà bello vivere su questo pianeta fra 2 miliardi di anni, no? Poi fra 5 ci si mangia proprio, però questi sono tempi vicini, ma l'uomo può sempre dire io andrò più in là, però contro questo non potrà fare nulla. Però detto ciò, noi abbiamo delle strade, vabbè, abbiamo delle strade che possiamo percorrere e queste non richiedono una visione particolare, ci sono delle strade aperte davanti a noi e noi dobbiamo percorrere. Per esempio, diciamo, capire esattamente come è fatto il bosone di Higgs è una domanda interessante. Non pensiamo di averlo capito veramente, anche perché nonostante che stia lì bello, cioè, a noi non ci convince, va bene? C'è qualcosa che non ci convince del bosone di Higgs. E quindi stiamo costruendo questo miglioramento della macchina LHC, che si chiamerà LHC ad alta luminosità, in cui potremo produrre molti più bosoni di Higgs, in cui potremo misurare l'accoppiamento dei bosoni di Higgs a tutte le altre particelle e capire se questo veramente risponde alla legge del modello standard o invece, diciamo, mostra delle deviazioni che ci possano indicare delle strade per una fisica diversa. Se potessimo costruire una macchina in più e meno, per fare questo sarebbe meglio, l'LHC ad alta luminosità è un porcaio. Non si dice così, vero? È un porcaio, nel senso che tu sbatti un protone contro un protone, succede l'apocalisse e da quella devi tirare fuori sto bosone di Higgs decaduto in qualcosa. Una macchina più o meno potrebbe farti, se
sostanzialmente il bosone di Higgs insieme a uno Z, e tu non hai tante, tutti gli eventi li riconosceresti. Nell'altro caso ne produci infinitamente di più, ma li butti quasi tutto perché non li capisci. Vabbè, comunque, bisogna costruire questa macchina. Il problema di questa macchina è più e meno è che mentre l'LHC c'è, cioè un tunnel di 27 km e bisogna imparare a migliorarlo, la macchina è più e meno equivalente per studiare il bosone di Higgs, servono 100 km di tunnel. Boh, insomma, chi lo scava 100 milioni? Qui sono passati i tempi di Stalin, dice Stalin. E Stalin diede una pala a tutti e disse: mo' me scavate la metropolitana. E se uno diceva: io non te la scavo, diciamo, non vedeva l'alba del giorno successivo, va bene? E quindi, insomma, qui purtroppo non siamo più in quei tempi, quindi bisogna trovare i soldi, bisogna trovare chi la scavi, c'è un problema. Vabbè. Questa è la scommessa cinese, sulla macchina più o meno c'è una offerta pubblica di acquisto cinese sulla fisica delle alte energie. Fino adesso la Cina non è stata un protagonista, è un paese importante, ma non è stato protagonista della fisica delle alte energie, adesso prova a dire che la macchina e più o meno la costruiranno loro, va bene? CEPC vuol dire Chinese Electron Positron Collider, comincia con C perché è cinese, ma poi se loro troveranno i soldi, se... in Cina comincio a sospettare che magari quelli che la scavano lo ritrovano pure, cioè non è escluso, anche se no, sono avanzati troppi. E vabbè, questa macchina, diciamo, sicuramente è un'opzione straordinaria per il futuro. Quella era la Higgs Avenue, poi c'è lo Einstein Boulevard, cioè noi abbiamo le onde gravitazionali, le abbiamo viste, mo bisogna, però ne abbiamo viste 11, no? 10 con l'asse, 10 come si chiamano? 10 merge di buchi neri e uno di stelle di neutroni. Adesso già abbiamo fatto un passo avanti rispetto a un anno e mezzo fa, quando abbiamo chiuso questi interferometri, ci abbiamo messo le mani. Oggi, fra qualche giorno ricominceranno a funzionare, e oggi la loro sensibilità è molto aumentata. E quindi noi ci aspettiamo di vedere ormai, diciamo, merge di buchi neri addirittura ogni settimana o anche più eventi a settimana, e sulle stelle di neutroni non mi pronuncio perché, come noto, se uno vede un asino che vola, cioè non è in grado di predire la probabilità di vedere un altro asino che vola. Quindi abbiamo visto una solo collasso di stelle di neutroni, da un evento non si può fare statistica, però sugli altri sì. E qua, inoltre, pensiamo di costruire, di cominciare a pensare di costruire fra 10 anni, una macchina molto più performante, che è lo Einstein Telescope, che dovrebbe avere una sensibilità ancora più grande, che ha come suo goal intrinseco poter esplorare l'intero universo, cioè ricevere i segnali dall'intero universo. Attualmente siamo in grado di vedere i collassi di buchi neri solo se avvengono nelle nostre vicinanze, cioè qualche miliardo di anni luce fa, ma l'universo ce n'ha 13 almeno. No, in realtà ce n'ha di più, ma non è, cioè ce n'ha 13, ma poi se avvengono, diciamo, quelli che se ne stanno andando di là non sono 13, ma comunque la nostra idea è di vedere tutto l'universo e di estendere il range per misurare le stelle di neutroni possibilmente a qualche centinaio di megaparsec. Vi ricordo che la nostra galassia di parsec ne fa 15 kiloparsec, quindi insomma, cioè, vogliamo andare assai lontano. E inoltre questo serve a misurare lo spettro di massa di tutti i buchi neri, che non è una variabile irrilevante, perché ci sono due problemi con i buchi neri. Come si fa un buco nero lo potreste venire a spiegare voi, no? Cioè uno c'è una stella, la stella si stufa di vivere, si è bruciata tutto quello che si poteva bruciare, cioè ha perso la lotteria e quindi comincia a stringersi, va bene? E dipende da quanta roba c'era, se la gravità vince a un certo punto travolge tutto, travolge anche lo stato, no, di Pauli, in cui dice: ma io non voglio stare insieme, due neutroni non possono stare insieme, chi se ne frega, 3, 4, cioè, e casca tutto oltre l'orizzonte, arrivederci, grazie, hai fatto il buco nero. Ora, però, qui sono stati, e questo è un limite, l'altro limite è che sotto una certa massa un buco nero non si può fare, cioè se una stella è grande come il Sole non può finire come un buco nero, va bene? Perché non c'ha abbastanza gravità, diciamo, per finire come un buco nero.
Allora, ci sono due cose da capire. Una è, ma se io vedo, come è stato visto, presumibilmente, un buco nero di 50 masse solari, va bene? Ma quanto doveva essere grande la stella, no, che nella sua implosione ha generato questo buco nero? Va bene? Una stima ragionevole è 100 masse solari, va bene? Ma, e fino a qui non diciamo, ci saranno pure le stelle di 100 masse solari, ma questa stella di 100 masse solari, secondo la nostra teoria del consumo del, non può durare tanto tempo, no? Si sa che le stelle grandi durano poco. C'è una stella bella in cielo che si chiama Betelgeuse, che insomma, un giorno o l'altro muore, va bene? Probabilmente muore come supernova, non, perché, insomma, però perché dura, il consumo, diciamo, del carburante di fusione si sa quant'è. Allora, per noi, per vedere quella stella doveva orbitare insieme a un'altra, va bene? Perché noi vediamo solo i merge, quindi ce n'era un'altra, si era dovuta accoppiare un'altra, per quanto tempo gli ha dovuto girare intorno, no? Fino a che si sono avvicinati emettendo onde gravitazionali, non ci torna sto conto, va bene? Cioè sembra che quella stella è vissuta troppo poco per un meccanismo così complicato. Dall'altra parte, chi ha detto che durante il mitico Big Bang non si sono formati buchi neri di un chilo, 100 chili, va bene, una tonnellata o mezza massa solare, va bene? E quindi anche quello sarebbe un'altra cosa. Se uno vedesse un buco nero che ha meno di una massa solare, lì avresti violato il teorema, diciamo, di Schwarzschild, no? Cioè non lo puoi aver creato per attrazione gravitazionale, lo devi aver creato ab inizio, va bene, con un altro meccanismo. Quindi queste due cose sono fondamentali per la comprensione del nostro universo. Tra l'altro, se ci fossero buchi neri piccolini, questo potrebbe anche far pensare, diciamo, ad alcune cose che hanno a che fare con la materia oscura. Notate bene, in questo Hawking aveva ragione, buchi neri troppo piccoli non ci possono essere perché evaporano i buchi neri. È come l'acqua della pasta, insomma. Evaporano e quindi, diciamo, data una certa massa hanno un certo tempo di vita, per cui a noi non ci potrebbero essere arrivati. Se fossero stati creati buchi neri da una tonnellata, oggi non ci sarebbero più, va bene? Però insomma ci stanno finestre di massa in cui ancora ci potrebbero essere. Comunque, per esempio, dai collassi di stelle di neutroni impariamo l'equazione di stato delle stelle di neutroni, impariamo un mare di fisica nucleare, possiamo fare persino cosmologia, perché come sapete esiste l'Einstein Ring, cioè vuol dire che alcune galassie, noi, no, siccome la luce prende diversi cammini quando incontra la materia, una galassia la vediamo qua, una galassia la vediamo lì, ma poi uno si accorge che è la stessa galassia. Pure le onde gravitazionali però sono soggette alla materia, quindi possono presentare percorsi diversi, e noi potremmo vedere lo stesso evento di onda gravitazionale presentarsi, no, dopo qualche giorno o qualche mese. Sono tutti casi estremamente interessanti. E nel frattempo stiamo preparando degli esperimenti con dei satelliti, perché gli interferometri hanno questo piccolo inconveniente, no? Che stanno a terra, hanno delle L che sono lunghe 3-4 km, è vero che ci sono dei meccanismi di rimbalzo della luce avanti e indietro, però insomma, alla fine, chilometri rimangono. Invece nello spazio tu puoi mettere lo stesso interferometro con due satelliti che stanno distanti 5 milioni di chilometri, per me ne sparare il laser da uno all'altro, quindi lì diventa tutta un'altra cosa, cambi completamente il range di frequenze alle quali sei sensibili, e così quindi possiamo vedere per esempio quello che succede ai mitici buchi neri che stanno al centro delle galassie, cioè mostri da miliardi, insomma milioni di masse solari, cioè degli oggetti. Quelli in cui se vi fate un viaggetto intorno a quello e poi tornate, sono passati 6-7 mila anni e quindi potrete vedere il futuro della Terra. Oddio, magari non trovate più nessuno però, cioè questo piccolo, preparatevi che ci potrebbe essere questo problema. Forse ritroverete altri dinosauri che nel frattempo sono rimpossessati della Terra. Per farvi capire quanto siamo bravi però, questo è il progresso di Virgo nel passato, no? Cioè quello blu era quando abbiamo spento Virgo Plus per fare i miglioramenti che hanno poi portato alla scoperta delle onde gravitazionali, e quello in rosso è Virgo come funziona adesso. Va bene? La scala sulla sinistra è una scala facilissima da capire. Quelli sono, vuol dire che a 100 Hz è 10 alla meno 23, cioè vuol dire che delta L su L è 10 alla meno 23. Ora 10 alla meno 23 è
un centesimo, va bene? Un centesimo di un atomo sulla distanza Terra-Sole, va bene? Cioè, se voi prendete un atomo sulla, e lo dividete per la dimensione di un atomo, prendete la distanza Terra-Sole e lo dividete, quello è 10 a meno 21, va bene? 10 a meno 23 è un centesimo del diametro, ammesso che l'atomo abbia un diametro, bella, sulla distanza Terra-Sole, quindi cioè, una sensibilità pazzesca, cioè una cosa che veramente fa venire i brividi, e siamo arrivati a 10 a meno 23 e col tempo vorremmo arrivare a 10 a meno 24. Tenete conto che quel 10 alla meno 23 è passare da 10 alla meno 22 a 10 alla meno 23 è un fattore 10 in sensibilità, ma siccome l'universo va col cubo, diciamo, capite di quanto state espandendo la vostra capacità di vedere. Vedete, questo è il messaggio più importante che ci è arrivato dal collasso della stella di neutroni. Quando voi avete un merge di due buchi neri, il risultato sono una quantità di masse dei buchi neri che si converte in energia gravitazionale che viene attraverso un'onda, ma non c'è nient'altro. Invece le stelle di neutroni è fisica nucleare, quindi lì si cominciano a mangiare i neutroni uno con l'altro e quindi formano elementi, va bene, rapidamente, perché questo oggetto dura, come vedete, dura qualche secondo. In quel secondo, questa è una cosa impressionante, e sì, il neutrone, lo potete assimilare a un idrogeno, va bene? Lo spettro che noi osserviamo della luce, no? Questo è stato l'evento che poi Fermi, il satellite Fermi, ha osservato subito dopo, ma poi i telescopi ottici, radio, X, sono messi a guardare esattamente quel punto e l'hanno seguito per un anno, fino a che si è indebolito. Gli spettri di quella cosa sono gli spettri di tutti gli elementi della tabella di Mendeleev. Cioè lì dentro si sono creati, no? E nel tempo di espansione di questa cosa, si sono creati tutti gli elementi attraverso dei processi che si chiamano processi rapidi, no? In cui questa roba si metteva tutta insieme, no? E non faceva in tempo a decadere, decadeva dopo, prima di decadere si costruiva un altro elemento. Normalmente se voi fate un elemento radioattivo, quello dopo un secondo o un decimo di secondo decade in un'altra cosa, ma se voi questa cosa voi riuscite a fare questo flusso di neutroni infinito prima che decade, lì si continuano a costruire tutti gli elementi. Cioè, questa cosa è spettacolare. E vabbè, quindi adesso sappiamo che tutta quella roba arancione, sostanzialmente è dovuta solo o in buona parte al merge di stelle di neutroni nel nostro universo. Cioè noi non avremmo alcuni elementi fondamentali, va bene? Tra cui lo iodio, stiamoci attenti, del platino se ne può far meno forse, ma neanche tanto, perché poi per costruire delle cose servono i crogioli di platino, però alcuni elementi sono assolutamente, l'uranio è stato creato in questo modo, anche quello una sua utilità ce l'ha, va bene? E quindi abbiamo aperto un capitolo che è l'autostrada del multimessenger, va bene? In cui adesso sappiamo che dobbiamo osservare questi fenomeni attraverso le onde gravitazionali, attraverso la luce, attraverso le onde radio, attraverso appunto i raggi X, attraverso i neutrini. Quella cosa che stiamo facendo in Sicilia al largo di Capopassero è un osservatorio per i neutrini che dovrebbe combinare i suoi messaggi con questi altri messaggi. Il problema è che le strade aperte sono finite qui. Cioè non ci sono altre strade aperte, almeno noi ci giriamo intorno e vediamo mare aperto, cioè siamo arrivati sulla spiaggia, dietro ci sono le strade che vi ho fatto vedere e davanti c'è il mare. Quindi prima dell'LHC noi avevamo imboccato una strada che prevedeva le misure sul bosone W, sul TOP, sull'Higgs, speravamo di scoprire la supersimmetria, non l'abbiamo scoperta. Insistiamo ancora, però quella è una strada che stiamo seguendo. Quando c'è il mare davanti, c'è il mare, dov'hai? A destra? A sinistra? Al mare non si va a destra e a sinistra, al mare si va a nord, a nord-ovest, a nord-est. Il mare è grande, quindi qualunque direzione prendi non c'è nessuna garanzia. Quindi devi riuscire a
trovare delle cose che ti permettano di esplorare la maggior frazione di mare nel modo più vasto possibile e più economico possibile. Le domande che ci stiamo ponendo non sono domande banali. Noi abbiamo esplorato la scala elettrodebole, cioè i 100 GeV, tutto quello che c'è a 100 GeV e dintorni, W, lo Z, l'X. Noi sappiamo però, vedete questa figura è importante, se noi evolviamo le costanti, la costante della forza forte, la costante della forza debole, la costante della forza elettromagnetica, l'unica no, diciamo, costante di Fermi è quella della forza debole, alfa è la costante elettromagnetica e l'altra alfa è la costante della forza forte, e le proiettiamo in funzione dell'energia, quelle costanti tendono ad avvicinarsi tutte a un certo punto. Va bene? Allora, intanto ci piacerebbe scoprire un meccanismo per cui invece di avvicinarsi in modo caotico, a un certo punto coincidano. Lì avviene una vera unificazione e da lì ripartono tutte insieme, va bene, verso la grande unificazione, verso la massa di Planck. Non abbiamo nessuna evidenza che questa cosa sia vero, però la vorremmo capire. Quindi dobbiamo capire che c'è, se c'è qualcosa tra l'energia che oggi riusciamo ad esplorare e questa energia di grande unificazione delle costanti. E poi dopo c'è un altro problema che è verso la massa di Planck. Non abbiamo ancora trovato la materia oscura e non abbiamo neanche capito di che è fatta. E come sapete, ve l'ho fatto altre volte, cioè Gran Sasso, noi al Gran Sasso pensiamo di avere una finita probabilità di scoprirlo, e poi abbiamo il grande mistero glorioso dell'energia oscura, che è di un'oscurità tale per cui non se ne può neanche parlare, va bene? Il mio suggerimento è quello di seguire Cristoforo Colombo, va bene? Cioè, se noi oggi ci ponessimo un principio di prudenza, ce ne staremmo nel nostro laboratorio con le mani incrociate fino a quando qualcuno non ci dice cosa fare. Va bene, non crediamo che questa sia la soluzione giusta. Comunque, per affrontare il futuro, abbiamo l'INFN, diciamo, con le sue menti migliori, ha una proposta, siccome ormai, sapete, va di moda, no? Cioè, come le scoperte, l'innovazione, no? L'innovazione deve essere o differenziale o disruptive, no? Cioè, tutti ti dico, i grandi guru dell'economia dicono che quella differenziale lasciatela perdere, voi dovete avere l'idea che sconvolge il mondo. Innovazione disruptive. Facciamolo, innovazione disruptive. Quindi abbiamo pensato a una macchina folle che stiamo progettando. Questa macchina folle è un collisore di muoni. Ora, non so se vi rendete conto. Mentre collidere un elettrone con un positrone è facile, uno prende un elettrone, lo butta in un acceleratore, prende un positrone, lo butta in un acceleratore, oppure prende un protone, lo butta nell'acceleratore, prende un antiprotone, lo butta nell'acceleratore. Come faccio a prendere un muone? Il muone ha un tempo di vita di 2,2 microsecondi. Va bene? Lui vive 2 milionesimi di secondo. Quindi c'ho un piccolo vantaggio, va bene? Che se lo spingo forte, Lorenz aiuta, va bene? E riesce a campare. Diciamo, no, se gli do un fattore di Lorenz 1000, quello campa 2 millisecondi, se gli do un fattore di Lorenz 1 milione, quello campa 2 secondi. Allora, qual è l'idea folle? L'idea folle è quella di creare i mu più e i mu meno insieme. Questo è un processo noto, no? Si chiama e più e meno e mu più e mu meno. È un processo fondamentale della quantum electrodynamics, cioè non è una cosa che Adone ai suoi bei tempi ha misurato, cioè, eravamo ragazzini quando si misurava questa cosa, e sappiamo pure qual è la probabilità di fare questa cosa, va bene? Quindi c'è una sezione tutto anche molto grossa, quindi, quindi uno deve prendere un fascio di positroni dell'energia giusta, sbatterlo contro un bersaglio di elettroni, creare questo mu più e mu meno, acchiapparli subito, ficcarli dentro due anellini, uno positivo e uno negativo, che li accelera furiosamente. Che li accelera furiosamente e li compatta perché insomma c'è anche questo problema. Dopodiché li butta, li accelera, diciamo, li butta in un coso dove uno da una parte, uno dall'altra e questi si collidono. Va bene? Tutto questo deve avvenire piuttosto rapidamente. Diciamo, il conto che riusciamo a fare è che se siamo bravi, forse riescono a fare un migliaio di giri, eh? Cioè, poi muoiono.
che non è un problema tra l'altro banale, perché morendo fanno anche un po' di danni, no, non, insomma, di danni all'acceleratore. Comunque, questa è un'idea disruptive, va bene? Mi vanto di dire che l'INFN ha avuto l'ardire di presentare questa proposta, va bene? Che non sappiamo manco se si può fare, però la stiamo studiando, perché se ripeto, se uno non risica, non rosica, va bene? E questa è una proposta disruptive. Se si potesse fare questa macchina, diciamo, sarebbe una rivoluzione della fisica delle alte energie, sarebbe una macchina perfetta per fare quasi tutto. E tenete conto che questa macchina ha tanti vantaggi, no? Il problema, se voi fate un E più e meno e volete arrivare all'energia, l'E più e meno cinese, va bene, il CEPC, pensa di arrivare a 300 JeV, va bene? Perché qual è il problema? Che dopo 300 JeV la quantità di potenza che tu devi buttare nella macchina per compensare la radiazione di sincrotrone, va bene, è tale per cui manco la centrale nucleare cinese appiccicata, va bene, ce la può fare. Mentre il muone non fa radiazione di sincrotrone. Quindi, diciamo, questa macchina consuma anche ragionevolmente poca energia, va bene? Certo, c'è questo problema, che quelli vogliono morire, quindi uno li deve continuare a produrre e ributtarli lì dentro. Però secondo me questa è un'idea, secondo me, che proprio dimostra il voler essere già Cristoforo Colombo, cioè il voler mettere tutto su una ipotesi che forse è fantascientifica, ma dimostra che uno non vuole essere legato al pregiudizio di cosa sappiamo fare, ma vuole gettare il cuore oltre l'ostacolo. Speriamo che oltre l'ostacolo non ci sia il baratro, perché se no, moriamo. E diciamo, mi piace chiudere con questa frase di Proust, che non è peraltro il mio autore preferito, lo confesso. Però la frase mi è piaciuta tantissimo, va bene? Che non è, diciamo, d'andare a vedere nuovi paesaggi, ma di cambiare gli occhi, va bene? Perché gli occhi ti permettono di interpretare in maniera diversa quello che hai già visto. Sono pronto alle tremende domande. E questa è la scuola dove fanno le domande più tremende che io abbia mai visto. Va bene, ragazzi che vogliono fare qualche domanda, si possono avvicinare di qua così do loro il microfono. Buonasera. Qual è la differenza del lavoro di un fisico teorico e quello di un fisico sperimentale? Fisico teorico non paga mai le conseguenze delle inutilità che fa. Mi spiego meglio. Fisico teorico fa teorie. Per fare teorie, diciamo, ci vuole una bella mente, su questo non c'è dubbio. E una forte capacità di calcolo, una forte capacità di vedere, diciamo, delle direzioni, dove scrivi una teoria che tipicamente dopo un anno, dopo 5 anni, dopo 10 anni arriva un fisico sperimentale, fa l'esperimento, trova un risultato che non va d'accordo e dice: te sei sbagliato. Però lui intanto ne ha prodotte altre 10 di teorie, quindi non è grave a me, dal suo punto di vista. Il mio problema è diverso, che se io faccio un esperimento sbagliato di queste dimensioni, ho costretto qualcuno a pagare 500 milioni di euro, diciamo, e magari non, diciamo, non ci faccio proprio una, insomma, brillante figura. Fisico teorico è una persona oggettivamente che riesce a vedere delle direzioni possibili nello sviluppo, diciamo, delle cose che non sai, no, in fisica. Devo dire che però è un po' di tempo che fisici teorici, diciamo, che riescono a vedere molto al di là dell'ostacolo, non se ne trovano. Certo, c'è questa mia mitica teoria delle stringhe, no? Che va molto al di là, questo lo ammetto, e che però non riesce a produrre fino a qui un aggancio sperimentale plausibile, cioè non è che dica: potresti provare questo, diciamo, e vediamo se questa cosa funziona. Ammetto che però la matematica delle stringhe è meravigliosa, non la capisco, però diciamo, è meravigliosa e che certamente è sorretta da un'idea di semplicità molto forte, va bene? Perché insomma noi abbiamo un problema chiaro,
Il modello standard è fatto da, dai quark, dai leptoni, dalle forze, dall'Higgs. Tutti quanti questi hanno, e dalle costanti di accoppiamento delle forze, tutti questi hanno un valore che sembra un numero tirato fuori da, a dati, che però non può essere stato tirato fuori a dati, perché se fosse tirato fuori a dati noi non ci saremmo. Capisci il problema? Cioè, se tu sposti la costante elettromagnetica di qualche per cento, non esiste più, non esistono più gli atomi. Che non è bello. Quindi noi dobbiamo trovare una ragione per cui, per la quale o c'è una legge di natura, va bene, che dice che l'universo deve essere fatto così, va bene, date condizioni, oppure un'altra che dice che tutti gli universi sono possibili e noi siamo in quello in cui siamo perché ci siamo, va bene, siamo principio antropico, non è particolarmente bello, però insomma. E questo è un po' il tema del dibattito. Grazie. Notate bene che i maschi non chiedono mai nulla. In Italia quali sono i centri di terapia contro i tumori solidi e quanti casi di guarigione si sono riscontrati? Allora, la prima risposta è facile, la seconda è difficile. I tumori vengono curati attraverso questa tecnica che si chiama di adroterapia in tre centri italiani. Uno è Pavia, che usa gli ioni carbonio. Uno è Trento, che usa i protoni e si rivolge specialmente ai bambini, tumori pediatrici. E il terzo è Catania, quello che è nostro, sta dentro i laboratori dell'NFN, che cura il melanoma dell'occhio, e solo il melanoma dell'occhio, perché la macchina non è energetica e quindi non può entrare dentro, ma può curare un tumore superficiale. Allora, la guarigione è un problema più complesso, perché come tu sai, quando viene dichiarato guarito un malato di tumore, diciamo, tipicamente viene seguito per 5 anni, no? Quindi tu hai la statistica della mortalità entro quei 5 anni, dopo 5 anni ti viene detto te la sei cavata, poi se sia vero o no non lo so. Noi non abbiamo, in Italia non è cominciata da 5 anni queste terapie, quella dell'occhio sì, quella dell'occhio lo sappiamo, quella dell'occhio ha una percentuale di successo molto alta, veramente molto alta, ma 95%. Bada che le altre terapie per la cura del tumore, l'altra terapia per la cura del tumore dell'occhio è altrettanto efficiente, ma ti tolgono l'occhio. Quindi insomma, diciamo, uno deve scegliere tra queste due ipotesi. Ma non muori, cioè il tumore dell'occhio, ti tolgono l'occhio, non muori. L'altro problema è questo, che essendo la capacità di cura del centro di Pavia di 600 pazienti l'anno, il centro di Trento ha una capacità di cura di probabilmente 300 pazienti l'anno, Catania qualche decina, tu devi scegliere chi curare, quindi ti rivolgi preferibilmente a pazienti che hanno tumori intrattabili con un'altra tecnica. Quindi non stai confrontando il successo della terapia a protoni o a ioni carbonio, che ne so, nel tumore del colon, va bene, in cui puoi confrontare il tuo successo rispetto alla chemoterapia o rispetto all'intervento chirurgico, perché tu ti concentri sui tumori della testa fondamentalmente, che non hanno un'altra terapia plausibile, perché tutti i tumori solidi si possono aggredire con la radioterapia, no? Con i fotoni, cioè esistono le macchine a fotoni che ti irraggiano e va tutto bene. Quelli trattano enormemente più pazienti di quanti se ne possono trattare in questo modo. Le macchine sono economiche, sono piccole, ogni ospedale si può attrezzare. Tuttavia, i tumori della testa hanno un problema, che innaffiare di fotoni, i fotoni hanno una sezione d'urto che sfortunatamente, diciamo, va giù in maniera esponenziale, cioè l'assorbimento dei fotoni è un esponenziale. Quindi se ti sparano i fotoni in testa, la maggior parte dei fotoni muore nel primo centimetro, poi come un esponenziale, nel secondo, nel terzo, nel quarto. Il tumore sta dopo 7 centimetri, tu ti sei innaffiato il cervello di fotoni. Va bene? Ora, non è che il fotone non distrugge le cellule buone, distrugge solo quelle cattive, lui non fa niente, no, passa e fa male a tutto.
Ora, al cervello pare che non sia particolarmente popolare innaffiare il cervello di fotoni e quindi preferisci questa terapia che invece è mirata, che di fatto colpisce solo il tumore localizzato. Quindi è tutto un mondo difficile lo stabilire la cosa. Per cui c'è un altro tipo di casi in cui l'adroterapia è assolutamente l'unica cosa. Ogni cura tumorale è tossica, cioè un parametro detto tossicità. Cioè non è che tu dici la chemioterapia gli ha fatto bene, cioè benissimo, poi dopo 2 anni gli è tornato il tumore, non gli puoi più fare una chemioterapia, perché lo muore, perché hai accumulato, diciamo, un materiale tossico per cui non puoi eccedere quella cosa. Quindi in quel caso ti danno una cosa diversa che non è tossica, no? E quindi è un altro caso in cui viene dirottato il paziente su queste tecniche. Però poi sulle statistiche di sopravvivenza nel tumore specifico, a lungo termine ci saranno statistiche ormai, diciamo, fra qualche anno. Ti faccio un altro esempio però di difficoltà di questa cosa, proprio perché questa è l'ultima spiaggia, no? In un certo senso, molti dei pazienti che arrivano a essere trattati in questo modo sono casi disperati, no? Dice, senti, abbiamo provate tutte, devi morire, vai lì, no? Però questo non è un modo di fare una statistica, che poi sì, ci abbiamo fatto un miracolo, sì, vabbè, ho capito, però, no, insomma, no, quindi è molto difficile. In medicina abbiamo capito, noi che siamo fisici arroganti, no? Cioè, noi sappiamo la statistica benissimo. La statistica che sappiamo noi in medicina non funziona, non è quella che... In medicina non si può usare la stessa statistica che sappiamo noi. Grazie. Buonasera. Maschi. Prima ha detto che nel centro del Gran Sasso si sta scoprendo, si sta cercando di scoprire come... di cosa è fatta la materia oscura e che c'è una grande probabilità di successo. No, grande no. Una buona probabilità di successo. Finita probabilità. Qual è l'ipotesi più accreditata della sua composizione? Allora, l'ipotesi più accreditata sulla composizione della materia oscura è quella che ci siano particelle create all'inizio della storia dell'universo che hanno una interazione molto, molto debole col resto della materia. Sicuramente hanno un'interazione gravitazionale, no? Perché hanno, la materia oscura è quella che ha determinato l'universo com'è, ha aggregato le galassie, perché ce n'è di più di quanta materia ordinaria c'è. Quindi sicuramente ha un'interazione gravitazionale. Non sta scritto su nessun libro che abbia un'interazione diversa da quella gravitazionale. È possibile però che abbia un'interazione, seppur molto debole, con la materia ordinaria. Quindi potrebbe essere una particella che raramente, urtando un nucleo, dà una bottarella al nucleo, e il nucleo si sposta, quello noi lo vediamo, mentre la materia oscura è assolutamente invisibile. Se questa materia oscura fosse fatta in questo modo, allora, siccome è quella responsabile dell'aver aggregato la galassia, anche la nostra, sarebbe distribuita su tutta la galassia. Perché? Perché noi sappiamo che la velocità di rotazione delle stelle nella galassia è uguale per le stelle vicine al centro e per quelle lontane. Allora, questo contraddice la legge di Keplero, questo contraddice, diciamo, quello che si osserva nel sistema solare, no? Il sistema solare c'è un centro e quelli che stanno vicino al centro girano velocemente, quelli che stanno lontano girano lentamente, no? Quindi la legge di Keplero. Però se invece tu, la galassia pure c'è un centro, no? Cioè, se tu guardi la galassia luminosa, no? Vedi che la massa della galassia è molto addensata al centro e poi ci stanno queste spirali, insomma, un po' tenui che vanno intorno. Noi siamo sulla spirale. Allora, però, siccome tu ti accorgi che le stelle esterne ruotano alla stessa velocità delle stelle interne, questo vuol dire che non è vera la teoria che tutta la materia sta al centro, vuol dire che la materia deve essere diffusa. Però se è diffusa e non la vedi, sarà materia oscura, no? Allora, se sta dappertutto, questa materia oscura sta lì. Immagina che tu stai in mare e stai andando verso nord. Allora, indipendentemente da quello che, dal tempo che fa, tu sentirai un vento che spira da nord, no? Sei tu che lo crei. Ora, noi sappiamo che il sistema solare sta andando verso Ercole, eh? A Vergine, no? Sta andando da qualche parte.
sta andando velocemente da qualche parte, e noi veniamo trascinati amabilmente verso là. Quindi dovremmo sentire il vento di materia oscura che viene verso di noi. Allora, prima affermazione. Seconda affermazione, ammesso che la materia oscura interagisca con la materia ordinaria, seppur debolmente, sarà come un camion contro una macchina. Cioè, un contro è che la macchina viene incontro, il camion viene incontro alla macchina e fanno un urto frontale, un conto è che la macchina va e quell'altro gli dà una spintarella da dietro. Questo è il secondo fatto. Il terzo fatto è la Terra gira intorno al Sole, quindi noi stiamo andando là, però qualche volta la Terra va anche in là, aggiunge la sua velocità in là e qualche volta viene in qua e sottrae la sua velocità. Quindi la probabilità di interazione della materia oscura con noi è diversa mentre stiamo andando in là d'estate, se no, che quando stiamo andando qua d'inverno. Quindi uno dovrebbe osservare, no, delle interazioni che hanno una periodicità, va bene, che ha a che fare con le stagioni. Questo è il... poi non lo so, poi se non lo fa, non lo fa, cioè io questo non saprei come, no? Cioè, non glielo posso comandare di essere una weak interacting massive particle. Questa è la teoria più accreditata. Sicuramente ce ne stanno altre, potrebbe essere assioni, buchi neri, non lo so, però insomma questa è quella che è nelle nostre capacità di rilevazione, altre non saprei. Buonasera, dopo che lei ci ha parlato dell'infinitamente piccolo rapportato invece all'infinitamente grande, all'universo, qual è il collegamento tra queste due, diciamo, dimensioni del piccolo e del grande? Il grande fortunatamente è fatto da cose piccole, cioè diciamo la composizione e le forze che governano l'infinitamente grande, va bene, le puoi capire studiando l'infinitamente piccolo. La forza debole, che è quella che accende il sole, va bene, tu la capisci studiando la fisica delle particelle, poi ti accorgi, diciamo, che è la forza che accende il sole. La composizione passata dell'universo la puoi capire solo in termini di evoluzione delle particelle che hai creato nel Big Bang, no? Cioè, tu supponi che ci sia stato il Big Bang, dicono che ci sia stato, ma non c'è. E su questo, cioè, come ho detto, fino a lì non ci arriviamo. Però noi sappiamo esattamente quando sono stati formati i componenti elementari, cioè quando sono stati formati gli elettroni, quando sono stati formati i protoni, quando sono stati formati i neutroni, no? Quelli lì poi, una volta formati, e noi sappiamo come si sono formati, perché c'è una certa temperatura, c'è un equilibrio termico, tu formi queste cose, prendi anche particelle che poi decadranno perché sono fuori dall'equilibrio termico, tutto quello che vuoi. Però a quel punto la storia dell'universo, anche se non la puoi vedere, è segnata, no? È segnata perché poi quelli si scontreranno, poi un protone troverà un neutrone, poi si metteranno insieme, poi acchiapperanno un elettrone, e comincia a girare intorno. La parte dell'universo, da niente fino all'elio, e forse un po' di litio, no? Idrogeno, elio e litio, queste tre cose sono state create nei famosi 3 minuti, no? Nei primi 3 minuti dell'universo. Ora noi queste cose le abbiamo... Noi sappiamo come si formano, sappiamo le sezioni d'urto e sappiamo come si fanno. Le abbiamo misurate e tutto torna. Poi c'è il problema di come si fa una stella. Come si fa una stella? Perché la stella è un oggetto complicato. Cioè la stella che noi vediamo oggi non è una stella fatta solo di idrogeno, no? Cioè è una stella che poi dentro c'ha carbonio, c'ha un po' d'ossigeno, c'ha un po' di azoto, no, c'è il berillio. Come si è fatto tutto questo? E noi dobbiamo riprodurre da noi in laboratorio, no? A Gran Sasso lo facciamo con un esperimento che si chiama Luna Megavolt, o Luna se vuoi. Noi riusciamo in laboratorio a studiare una per una tutte le reazioni che avvengono all'interno di una stella, quindi riusciamo sostanzialmente a descrivere come, quanto tempo ci vuole a fare una stella,
No? Ecco, devi sapere qual è la probabilità che si mettano insieme due pezzi. E noi studiamo, quindi questo collegamento è veramente importante. Il terzo collegamento importante è che è paradossale, però è così, che per studiare proprio l'evoluzione dell'universo in termini stellari, tu devi andare sottoterra. Cioè, se tu guardi le stelle con i telescopi ottici, sono, beh, anzi, se vai in giro in montagna, vedi un bel cielo stellato, ma come si sono formate quelle stelle o come muoiono quelle stelle, tu non lo capisci, va bene? Invece andando sottoterra lo capisci perfettamente, perché con la macchina che crea tutte le reazioni che una dopo l'altra che fanno accendere una stella, con misurando i neutrini che vengono dal Sole, capisci come funziona il Sole, cioè capisci dentro il Sole qual è la rate di combustione, no, dell'idrogeno o dell'elio e quelle cose e tutto quanto. E se hai pazienza e aspetti, a un certo punto una stella muore col grande botto, fa la supernova, e morendo con la supernova spara un flusso di neutrini in giro per l'universo pazzesco, e tu col tuo rivelatore sottoterra, perché sopra terra sei ammazzato dai raggi cosmici, quindi non vedi niente, riesci a vedere questo insieme di neutrini che può durare 5, 6, 8 secondi, ma quello ti dice qual è il tempo del collasso della stella, quindi impari una quantità di cose strepitosa, quindi vedi qual è il collegamento neanche tanto complesso, diciamo. Poi continuare a guardare le stelle va bene perché è bello. Grazie. Buonasera. Perché la matematica riesce a descrivere la fisica e qual è il loro collegamento? Ah, saperlo. D'altra parte, questa cosa è particolarmente interessante perché fa il paio con la domanda, dice, ma perché noi parliamo 147 lingue diverse, no? Cioè, quindi, come vedi, noi ci siamo complicati la vita perché esiste un linguaggio più semplice, diciamo, che riesce a descrivere, no, le leggi della natura, ed è uguale in Cina e in Sudafrica, cioè voglio dire, io nessuno oddio, farò un caveat, cioè nessuno riesce a discutere che 2 più 2 fa 4, tranne quelli che dicono questo lo dice lei, ma questo, diciamo, è un altro episodio che vorrei evitare di discutere, cioè la matematica riesce a descrivere, no? Cioè ormai c'è questo rapporto bellissimo, no? tra la fisica e la matematica, perché la fisica ne ha deciso, giustamente, che il linguaggio è unico, è universale ed è la matematica. Oh, sul perché, perdonami, ma non ho creato il mondo nelle sue leggi, va bene? Posso cercare di capirle. Grazie. Ringraziamo il professore e le auguriamo buon viaggio, visto che deve fare tante altre cose.